Bene, buongiorno. Buongiorno, allora benvenuti. Abbiamo appena assistito alla firma dell'accordo su Electrolux, siamo molto felici di questo risultato, ringraziamo molto tutti coloro che vi hanno lavorato, l'azienda, i lavoratori in primo luogo, il governo che ha accompagnato. Crediamo di essere fortemente impegnati, come avete visto, dall'accordo Lucchini fino all'accordo con Ansaldo Energia, con i cinesi e con i coreani, adesso l'accordo Electrolux, stiamo lavorando per aiutare la soluzione di Alitalia e di Ilva e quindi siamo impegnati molto nella difesa dei presidi industriali dell'industria italiana, perché crediamo che questa sia la vocazione manifatturiera del nostro territorio, sia una vocazione importantissima che ci fa peraltro seconda potenza europea nel termini manifatturieri appunto. È il governo che vuole continuare a difendere i lavoratori, vuole continuare a creare le condizioni per che le imprese non solo restino in Italia ma investano in Italia. È un governo che è al fianco delle imprese, dei lavoratori. Il decreto che abbiamo licenziato, il famoso decreto 80 euro, forse ha coperto una parte di quel decreto, è stato un po' coperto, era il decreto che diminuiva il carico fiscale per le aziende, diminuiva l'IRAP, e crediamo che anche questo abbia aiutato, insieme agli altri elementi che adesso il ministro Guidi e il ministro Poletti, che hanno svolto uno straordinario lavoro insieme ai loro uffici e che ringraziamo molto, insieme ad altri elementi che appunto loro vi illustreranno. Grazie alle regioni, grazie alle istituzioni locali che hanno esercitato un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo accordo, e quindi adesso subito le regioni, in particolare appunto che avete visto essere firmatarie dell'accordo che abbiamo sottoscritto oggi, adesso appunto darei subito la parola al ministro Guidi, se ho capito bene Giuliano, al ministro Guidi, perché illustri i termini dell'accordo Electrolux. Prego, Ministro. Bene, grazie. Allora, io una premessa. Io volevo, l'ho già fatto ieri, ma insomma volevo prima di tutto un ringraziamento, diciamo, personale, che credo di poter condividere anche con il collega Poletti, per il lavoro svolto soprattutto da tutte le cosiddette parti sociali. Ecco, quindi credo che i lavoratori, i sindacati e l'impresa abbiano dato una dimostrazione di grandissimo senso di responsabilità in una trattativa che ha avuto dei momenti anche molto complicati, quasi drammatici, ma che io, come dire, ho la testimonianza diretta del fatto che è sempre stata condotta col massimo senso di responsabilità da parte di tutti e due gli attori principali per arrivare a una soluzione positiva. Volevo solo ricordare qualche dato da dove eravamo partiti. Quindi fra settembre e ottobre Electrolux aveva avviato una cosiddetta investigation sulla sua presenza sostanzialmente nel nostro paese e soprattutto sulla possibilità di mantenere le produzioni di lava biancheria a Porcia. E quindi sostanzialmente il piano industriale prevedeva, partivamo sostanzialmente da un'eccedenza occupazionale di circa 1.700 lavoratori, e praticamente un quarto dei 6.500 addetti italiani, e quindi sostanzialmente quasi, diciamo, una possibilità di chiusura di uno stabilimento come quello di Porcia. E quindi, come dire, il momento era quello e la tensione naturalmente sociale era ai massimi. Dove siamo arrivati? Allora, siamo arrivati a un accordo, io credo, veramente molto significativo e importante, perché oltre al risultato finale è un nuovo approccio, io credo, per un modello di relazioni industriali veramente moderno, e siamo arrivati a un accordo che sostanzialmente preserva tutti i posti di lavoro per tutta la durata del piano, quindi nessun licenziamento, nessun esubero. Questo era il prerequisito che noi abbiamo come governo in qualche modo richiesto, e soprattutto abbiamo richiesto ai due attori principali, quindi sindacato e azienda, di dare una dimostrazione concreta del fatto che ci si credesse. Quindi abbiamo chiesto all'azienda un piano serio, credibile di investimenti che sono arrivati a cubare 150 milioni di euro per innovazione, per ricerca, per nuove produzioni e soprattutto per garantire le produzioni su tutti e quattro gli stabilimenti del gruppo. Questo naturalmente, come dire, per questo io dico che è un contratto innovativo, perché l'intervento del governo, avevamo detto, e quindi anche delle regioni, quindi della parte, diciamo, istituzionale, si poteva
innestare laddove ci fosse stato, diciamo, un accordo sindacale che avesse questi prerequisiti e che garantisse tutti i livelli occupazionali su tutti e quattro gli stabilimenti. Quindi io credo che sia, come dire, un modello di relazione industriale moderno, naturalmente, e positivo. Cosa è stato fatto? L'azienda era partita con una richiesta di riduzione del costo per ora lavorata, una richiesta che all'inizio era, come dire, molto severa, soprattutto perché veniva confrontata con situazioni, diciamo, di costo del lavoro polacco. La parte, diciamo, il governo si è impegnato a innestare solo su quel prerequisito di cui dicevo prima, quindi un accordo sindacale serio e che tenesse, diciamo così, fra le due parti, si è impegnato a innestare due linee molto importanti che sono la decontribuzione dei contratti di solidarietà, e qui magari poi lascio la parola al collega Poletti, e per quello che riguarda invece il Ministero dello Sviluppo Economico, un sostegno molto forte e molto importante rispetto alla quota di innovazione contenuta nei 150 milioni di euro di piano industriale. Le regioni hanno poi innestato su questo ulteriori, diciamo, contributi, e grazie all'impegno veramente costante e continuo di tutti questi tre attori siamo arrivati, diciamo, a colmare sensibilmente quel gap, diciamo, di costo del lavoro che l'azienda chiedeva. Abbiamo preservato, e questo, ripeto, è credo un dovere morale che almeno per quello che mi riguarda io credo vada condiviso massimamente, i livelli occupazionali. Non sono stati toccati i livelli salariali, devo dire che il sindacato, dal mio punto di vista, anche considerando la mia provenienza, insomma, ha fatto un atto di grande responsabilità nel rivedere ad esempio i permessi sindacali, che, come dire, sono un contributo significativo, ecco, io credo, oltre alla, come dire, alla valorizzazione economica, anche da un punto di vista di nuovo approccio culturale. L'azienda, devo dare atto, a continuamente seguito la trattativa cercando di rimodulare le richieste in modo tale da comunque cercare di addivenire a una mediazione, e quindi, come dire, io direi mi fermo qui, nel senso che questa è stata la filosofia dell'accordo, è stata lunga, è stata difficile, è stata in certi momenti quasi drammatica, ma ripeto, è la dimostrazione che con un grande senso di responsabilità da parte di tutti si può fare occupazione, come dire, nuovi prodotti, innovazione, mantenere le produzioni e mantenerle competitive nel nostro paese, e questo credo che sia il più grande risultato a cui potessimo naturalmente cercare di arrivare tutti insieme. Io l'ho detto ieri e chiudo con una battuta: sarò ancora più contenta quando potremo, come dire, posare delle prime pietre di nuovi stabilimenti in questo paese, quindi questo lo vedo come un primo passaggio per arrivare poi a fare anche la costruzione di nuovi stabilimenti produttivi oltre al mantenimento di quelli che già abbiamo. Io direi che mi fermo qua. Grazie Ministro. Ministro Poletti. Buonasera, io sono più fortunato della mia collega, perché qualche giorno fa sono stato a Mantova alla posa della prima pietra di un nuovo stabilimento, e quindi posso confermare il fatto che insieme a queste vicende da qualche parte, per fortuna, partono anche nuove iniziative. Detto questo, per quel che riguarda il Ministero del Lavoro, io vorrei sostenere il ringraziamento che Federica Guidi ha proposto, perché veramente è stata una discussione difficile e ci voleva veramente una grande disponibilità nel annodare i fili di una discussione che aveva tante complessità e poteva prendere tante diverse strade, perché ragionando di diversi stabilimenti in diversi territori, con diverse produzioni, il rischio che all'interno qualcuno pensasse di trovare un punto di soddisfazione per una parte e non invece in termini complessivi per tutti quanti era un rischio che in queste situazioni si produce. Devo dire che tutti quanti sono stati da questo punto di vista veramente molto attenti e molto impegnati a cercare e a trovare una soluzione condivisa per tutto lo stabilimento, per tutti gli stabilimenti, per tutti i lavoratori, e questo è uno sforzo assolutamente apprezzabile. Un ringraziamento di parte ai miei collaboratori, al Ministero del Lavoro e al sottosegretario onorevole Bellanova, che mi ha aiutato e coadiuvato in questa vicenda e su queste trattative. Per la parte del lavoro, cosa abbiamo fatto? Io credo che possiamo dire che abbiamo avuto la
possibilità e ci abbiamo messo quel po' di impegno che ci serviva per fare in modo che gli strumenti che vengono usati di fronte alle crisi, che sono gli ammortizzatori sociali, in una situazione come questa potessero diventare un aiuto a un percorso positivo di costruzione di una nuova opportunità. Lo strumento utilizzato, previsto nel piano, è il contratto di solidarietà, e io credo che i contratti di solidarietà siano una buona via, perché redistribuiscono il lavoro tra i lavoratori e quindi non c'è la previsione che qualcuno rimane a casa, c'è una condivisione di un sacrificio che è necessario per trovare il punto di equilibrio. Quindi, a partire dal contratto di solidarietà, noi ci siamo attivati per realizzare un incremento della forza, diciamo, un rafforzamento della capacità di essere di aiuto del contratto di solidarietà. Oggi, peraltro, abbiamo anche la fortuna, se vogliamo un po' occasionale, ma certamente da sottolineare, del fatto che è stato approvato il decreto lavoro. Una cosa che si è poco valutata di quel decreto è che, insieme ad altre cose che hanno visto discussioni aperte, era contenuta anche una norma che prevedeva e prevede, perché adesso è approvata ed è legge, il finanziamento del provvedimento che prevede la decontribuzione dei contratti di solidarietà. Quindi abbiamo introdotto in questo decreto la copertura finanziaria per lo strumento e abbiamo innalzato la copertura dal 25 al 35%. Questi due elementi, naturalmente, a fronte di una condizione generale, quindi non stiamo parlando di Electrolux in quanto tale, ma di tutte quelle situazioni nelle quali, e qui abbiamo posto, io credo doverosamente e giustamente come governo, alcune condizioni, abbiamo detto questa decontribuzione si può utilizzare quando siamo di fronte ad un piano, quindi a un piano industriale serio che ci dice che esiste una prospettiva effettiva di quell'impresa, che c'è un mantenimento dell'occupazione, che c'è un accordo tra le parti, quindi anche le organizzazioni sindacali sono lì a verificare la situazione di fatto, c'è un piano di investimenti. Se queste condizioni si realizzano, esiste la possibilità, verificata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro, di utilizzare questo, diciamo così, rafforzamento dello strumento del contratto di solidarietà. Io credo che questa sia stata una buona esperienza. Oggi abbiamo a disposizione questo strumento, è, come posso dire, ipotizzabile un uso in tutte queste condizioni. Abbiamo prodotto una condizione, diciamo, una possibilità, un'opportunità che noi consideriamo assolutamente utile nel caso specifico, ma in tutti quei casi in cui dobbiamo affrontare situazioni come queste, dove dobbiamo gestire transizioni di questo tipo. Io mi limito a questo per dire appunto che anche gli strumenti che classicamente vengono usati a difesa e a tutela del reddito, quando si innescano in situazioni positive come quella che abbiamo vissuto in queste settimane, in questi mesi, possono utilmente essere impiegati con una finalità attiva e positiva. Se volete una piccola sottolineatura a smentita dell'idea piuttosto diffusa che ogni ministero tende a occuparsi dei fatti suoi. Io credo di poter dire che nel caso specifico, e credo che lo possiamo dire con il consenso di tutti, la Presidenza del Consiglio, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro hanno agito in piena armonia e con piena condivisione degli obiettivi, dei tempi e dei modi, per cui il risultato finale è certamente merito di tutti quelli che hanno contribuito. Insieme a questo merito io vorrei mettere lì anche una piccola sottolineatura del fatto che anche la collaborazione e la cooperazione interministeriale e all'interno del governo ha prodotto un piccolo aiuto a questo tipo di risultato e ne siamo veramente molto felici. Bene, grazie. Allora avete capito che c'è anche uno strumento che rimane attivo e positivo, crediamo, per la risoluzione di altre crisi industriali, che è il tema della decontribuzione al 35%. Vi sono domande? Prego. Prego. Buonasera, Francesca Piscioneri dell'agenzia Reuters. Volevo chiedere al ministro Poletti che quota parte dei 15 milioni andrà ad Electrolux e poi al ministro dello sviluppo e al sottosegretario Delrio se oggi ci sia stata l'occasione di commentare con il presidente Renzi i dati del PIL, che in una giornata sicuramente positiva per l'industria italiana, con un accordo insomma come questo importante, comunque ha fatto segnare un dato di trimestre
deludente in sé, deludente rispetto agli altri paesi europei, se secondo voi, quindi se ne avete parlato col Presidente, se questo può minacciare il dato annuo che comunque è insomma di 1,08 già asfittico. Grazie. Prego, un'altra domanda. Accumuliamo un paio di domande, poi dopo tre domande poi rispondiamo. Grazie. Andrew Fadi, Bloomberg. Quanto darà il governo tra contributi e detrazioni, se c'è una cifra, e poi più in generale, come vede la crescita economica nei prossimi trimestri e anni, come vede lo sviluppo del contratto di solidarietà, se vede un incremento e fino a che punto, quando vedremo che si possa decrescere l'incidenza del contratto di solidarietà. Altri? Prego, là in fondo. Salve, Chiaffini, TG3, volevo sapere se potevate darci un calcolo a spanne di quanto era la riduzione del costo del lavoro. Si era parlato di 2 euro, che era quello che chiedeva Electrolux. Volevo capire la somma degli interventi del governo e delle regioni. Volevo sapere anche quanto era il contributo degli enti locali. E poi l'altra domanda era relativa sempre alla crescita. Volevo un commento anche io su questi dati. Bene, se non vi sono altri allora passiamo alle risposte. Ministro Poletti, prego. Allora, per quel che riguarda la decontribuzione sui contratti di solidarietà, noi non abbiamo una quota riferita ad un'azienda, abbiamo un meccanismo che definisce dei criteri in forza dei quali, a seconda di come l'azienda organizza il proprio contratto di solidarietà, può chiedere una quota di decontribuzione, quindi la quota è riferita a come Electrolux organizzerà il proprio modello di distribuzione dell'orario nel contratto di solidarietà e quindi in conseguenza di questo dato potrà utilizzare una parte di quelle risorse. Quindi non c'è una quota definita, perché la norma non è una norma per Electrolux, è una norma per tutte quelle imprese che si troveranno in quella condizione, e quindi sulla base di quei parametri ogni impresa potrà calcolare il vantaggio che ne deriva. Più in generale vorrei rispondere a questo tema dei contratti di solidarietà. Noi siamo tendenzialmente favorevoli ad un utilizzo di questi strumenti, perché sappiamo che questi strumenti, laddove possono essere utilizzati, hanno questa natura socialmente più equa, cioè quella di avere le persone che riducono insieme e ridistribuisce il lavoro, piuttosto che avere persone che cessano l'attività, escono, sono escluse o sono a casa in cassa integrazione, ed altre persone che invece sono al lavoro. Quindi laddove i modelli organizzativi, le tipologie di capacità professionale degli individui consentono un buon uso del contratto di solidarietà, noi pensiamo che questo sia uno strumento che è bene usare. Per questa ragione abbiamo rafforzato questo strumento proprio con questo spirito, quindi pensiamo che questo sia una cosa importante. Vorrei aggiungere una piccola notizia, perché è arrivata da poco, e cioè che rispetto ad aprile abbiamo una riduzione del 13,2% della cassa integrazione ed una leggera riduzione della disoccupazione al 3,7% rispetto a marzo del 2013. Quindi sono piccoli numeri, però importanti, perché siccome guardiamo giustamente agli 0,1 di PIL ed è importante che li valutiamo, credo che sia anche giusto che valutiamo contemporaneamente se si riduce la cassa integrazione e se si riduce un po' la disoccupazione, che le buone notizie credo non facciano male, quindi sia bene che le mettiamo insieme quando facciamo questi commenti. Ministro Guidi, prego. Ma per quanto riguarda, diciamo, la valorizzazione degli interventi, allora è chiaro che questo è un dato che in questo momento non si può facilmente stimare, perché, come diceva il collega Poletti, dipenderà anche dall'utilizzo dei contratti di solidarietà, e quindi diciamo è un dato che in qualche modo naturalmente prima di tutto spetta all'azienda fare come calcolo esatto, e comunque dipenderà dall'utilizzo dei contratti di solidarietà.
Per quello che riguarda la parte di investimenti, quello che posso dire è anche qui il piano è stato presentato, naturalmente adesso verrà analizzato nel dettaglio, circa 2/3 di questo investimento di 150 milioni di euro dovrebbe in qualche modo appunto avere delle connotati legati all'innovazione tecnologica, che quindi potranno, come dire, accedere a questa forma di sostegno che il Ministero dello Sviluppo Economico, insieme in parte anche alle regioni, potranno dare con una forma che può essere anche questa variata, e quindi si dovrà decidere insomma anche insieme all'azienda fra contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso agevolato. Quindi come dire, dare una sensibilità esatta di quello che è il fatto di, diciamo, il recupero in termini di costo della lavorata in questo momento credo che non sarebbe corretto, e quindi è un dato che in qualche modo è una valutazione. Certamente quel numero che ho sentito intorno ai 2 euro credo che possa essere considerato realistico, e quindi, ma è un dato orientativo sostanzialmente, e comunque, come dire, al di là del recupero del costo per lavorato, credo che sia significativo che l'azienda abbia in qualche modo valutato nel complessivo, ecco, questo accordo, e quindi abbia, come dire, trovato confidenza nel fatto di mantenere naturalmente un interesse strategico del nostro paese, io credo anche un po' oltre la sola valorizzazione del costo lavorata. Si sono create delle condizioni che hanno reso, io credo, insomma, strategico mantenere le produzioni in questo paese. Faccio un commento io sul PIL, sul calo del PIL, che per noi non è affatto sorprendente, è il motivo per cui questo governo, che è in carica dal, mi ricordo neanche più, 75 giorni, sì, il motivo per cui questo governo ha deciso di fare grandi scelte molto radicali sul pagamento completo dei debiti alla pubblica amministrazione, sugli 80 euro in tasca per far riprendere i consumi, sul taglio dell'IRAP, sulle allargamenti e immediata applicazione della Sabatini con il decreto attuativo che ricorda ha dato nei primi 2 mesi 900 milioni, esatto, quasi un miliardo di richieste. Il motivo per cui il governo ha accelerato molto su queste misure è esattamente perché pensava e sapeva che la crisi non era finita, altrimenti avremmo preso comodamente la strada dell'ordinario, quindi non siamo affatto sorpresi, pensiamo però che il paese stia reagendo, abbiamo visto e vediamo una tendenza alla ripresa, siamo molto fiduciosi che le misure che abbiamo messo in campo, sia quelle immediate, il decreto lavoro, qui so di fare un dispiacere a qualche amico sindacalista in sala, sia quelle più strutturali come il disegno di legge, quello delega, quello che dà più l'idea di come noi concepiamo il mondo del lavoro, eccetera, insieme alle altre misure che abbiamo messo in campo ovviamente e alle misure di semplificazione che metteremo in campo tra poche settimane, crediamo che tutte queste misure appunto servono a questa reazione, quindi non siamo né preoccupati, cioè siamo preoccupati come giusto che sia, perché è chiaro che saremmo più felici che il PIL aumentasse rapidamente, ma però sapevamo che questa è la condizione ed è esattamente per il motivo per cui il governo ha cercato di dare una svolta molto veloce ai suoi provvedimenti e molto orientata alle imprese con i provvedimenti che ho detto, pagamenti, allargamento anche del fondo di garanzia, delle possibilità del fondo di garanzia che funziona, IRAP eccetera, e anche alle famiglie con il decreto e così via. Quindi questo è il commento che mi sento di fare su questo argomento. Grazie a tutti e buona serata.